Parliamo dell'ospedale Capilupi, Marino Lembo, consigliere comunale, banchi dell'opposizione con Avanti Capri. Il Capilupi in questi giorni ha registrato due episodi con il mancato funzionamento dell'elicottero, i pazienti che arrivano fino a Damicuta con l'ambulanza, l'elicottero non arriva, si torna indietro, si parte con l'idroambulanza, una partoriente va per la penisola sorrentina, un altro paziente, un bambino, va per Napoli, e tutta questa situazione che comunque mette a rischio la vita delle persone. Vogliamo parlare con Marino Lembo per capire, anche alla luce della riunione che domani si terrà all'ASL con i sindaci di Capri e Anacapri, delegati alla sanità, che certamente saranno presenti, che cosa secondo lui sta capitando al Capilupi riguardo al servizio elicotteri, quale potrebbe essere la soluzione e ancor più quale può essere la soluzione per avere un ospedale almeno decente. Ci troviamo di fronte per l'ennesima volta al uno dei tanti gravi episodi che, quando poi succedono, improvvisamente l'ospedale Capilupi si torna alla cronaca e tutti quanti si vogliono interessare per risolvere questo problema. Sono state fortunate le persone interessate da l'altra sera. Fortunatamente il mare era calmo, dico fortunatamente perché qua oramai ci dobbiamo affidare alla fortuna. Il mare era calmo, l'idroambulanza è potuta, raggiungere Napoli, ma io mi chiedo, se tutto questo fosse successo 10 giorni fa, alla fine di ottobre, quando ci sono stati eventi meteorologici che possono ripetersi continuamente, andiamo in inverno, cosa sarebbe effettivamente successo? Io penso che il problema vero è che l'argomento ospedale diventa solo un argomento alla cronaca quando succedono gli episodi. Io penso che il dovere delle amministrazioni ma è quello che questo argomento, in primis, cioè il diritto alla nostra salute, e altri argomenti importanti, ad esempio come sono, i collegamenti marittimi o altre cose che incidono in maniera sul territorio, non possono essere, secondo me, affrontati in maniera episodica o in maniera discontinua. Qui c'è un problema di fondo. L'isola di Capri merita una sanità capace di salvaguardare i cittadini che vivono su quest'isola, che tutti quanti dicono che è l'isola più bella del mondo. La regione Campania, sa che noi non siamo solamente l'isola vetrina, la cui immagine viene utilizzata continuamente a livello mondiale per propagandare non solo Capri, ma anche le mete turistiche della regione Campania, e poi sui servizi essenziali sono completamente trascurati. Il nostro trasferimento di risorse della nostra economia, sia allo Stato che alla Regione, è imponente. Che cosa abbiamo da questo trasferimento di risorse? Praticamente niente. Abbiamo un ospedale che si è ridotto a meno di un pronto soccorso. Se siamo a livello che neanche i telefoni funzionano l'altra sera, se siamo a livello che, ad esempio, come è capitato, un gruppo elettrogeno era fuori uso e praticamente, se sarebbe successo qualcosa, l'ospedale sarebbe stato senza corrente. Che cosa dobbiamo pensare? Dobbiamo pensare che questo è un argomento strategico e è necessario che la classe politica di Capri non è che sbatti il pugno sul tavolo, si faccia sentire 365 giorni all'anno, perché noi da una parte veniamo considerati come un grande paese turistico, d'altra parte invece, quando si tratta di avere i servizi essenziali e importanti, siamo considerati come due comuni, uno che ha 8.000 abitanti e l'altro ha 7.000 abitanti, ma non è così. Non possiamo stare a leggere le condizioni meteo della sera, se si succede qualche cosa, possiamo vivere o non possiamo vivere. Noi abbiamo bisogno di un ospedale che una serie di servizi siano efficienti e funzionali, e che non si affronti il problema come si affronta sempre in maniera episodica. Parliamo di ospedale, che sono successe 2 episodi che l'elicottero non è venuto, non è potuto, non è venuto, non è potuto venire, non lo so, non mi interessa mai saperla, mi interessa che l'elicottero doveva venire, punto e basta. Quindi, il discorso è quello che è necessario prendere un'iniziativa. Questa, nella nostra agenda politica, io penso che l'ospedale deve essere il primo argomento, ma non si deve fare in maniera demagogica, in maniera definitiva su questo argomento. Noi abbiamo la forza mediatica, la forza, non numerica in termini di abitanti, ma mediatica, di far veramente succedere un pandemonio su questa situazione. E se è necessario, dobbiamo farlo. Io, se non ricordo male, fu fatto pure un consiglio comunale sulla questione congiunto ai due comuni. Certo, noi abbiamo fatto un consiglio comunale, diversi consigli comunali sull'argomento, congiunto. Abbiamo anche chiesto in passato che ci fosse, una commissione permanente che monitorasse, la situazione, anche perché, i funzionari cambiano,
diciamo continuamente, diciamo, la disattenzione è notevole nei confronti dell'ospedale di Capri, perché in realtà da parte dell'ASL viene ritenuta evidente una piccola struttura, forse anche una scocciatura, diciamo, nello scenario napoletano, che è un altro disastro degli ospedali, diciamo, napoletani. Ospedale non completato, abbiamo questi soldi, 2 milioni di euro della signora all'epoca, per tutta una serie di problemi legati proprio alla gestione dell'ASL di questi fondi, abbiamo avuto una signora che ci voleva dare 2 milioni per completare l'ospedale e sono stati persi. Non per colpa dell'amministrazione, ma per colpa sempre, diciamo, di questa, diciamo, Della dell'ASL e della direzione all'epoca burocrazia. dell'ASL. Abbiamo, diciamo, quindi già dal punto di vista estetico è già un disastro. Abbiamo, diciamo, una serie di servizi che a noi sono necessari e che non ci sono. Cioè, voglio dire, non possiamo, a mio parere, continuare a parlare quando succedono, diciamo, i fatti. Ci dobbiamo far sentire, facciamo sentire seriamente, però dobbiamo avere risposte concrete, altrimenti qui l'inverno sarà drammatico. L'unica cosa che mi conforta è che oggi il direttore dello stabilimento, cioè il direttore del Capilupi, cioè la persona che è qui a Capri, che ho incontrato poche ore fa, viene dall'emergenza, cioè un esperto di emergenza. Una cosa fondamentale che certamente domani non verrà affrontata, ma che deve essere affrontata, è anche chi decide se una persona deve essere indispensabilmente portata a Napoli o può rimanere a Capri, perché a quanto ho capito, in effetti è una decisione che il medico del Capilupi sollecita il 118 per attivare l'elicottero, però poi decide l'anestesista che è a bordo, decidono gli operatori del 118, ma in effetti è una decisione che spetta e deve assumersi la responsabilità il medico di Capri, perché il medico di Capri vede le reali condizioni del paziente. Stamattina poi in ospedale, diciamo, parlando con altre persone, tutto quanto, ho appreso che è impensabile fare i lavori all'ala vecchia del Capilupi, chiedo scusa, per il semplice motivo che i solai sono pericolanti, per cui i muratori in pratica non potrebbero operare. Ma se ci sono i soldi stanziati, è possibile? Non si riesce a risolvere questo problema. C'è l'ambulatorio di ecografia, è arrivata anche la sonda cardiologica finalmente, per cui ci abbiamo dovuto aspettare oltre un anno, ma è arrivata. Però addirittura il bagno dell'ambulatorio di ecografia è chiuso perché è pericolante il soffitto. Due belle strisce bianche e rosse sul tetto che delimitano il soffitto, ma è possibile mai gestire un ospedale in questa situazione? Ma è possibile che un tema così importante, non solo strategico, per i turisti che ci vengono sul territorio, ma essenzialmente per gli isolani. Chiedo scusa, e i due sindaci sono isolani come noi. È possibile mai che non si fa mai nulla di serio e di concreto? Cioè dobbiamo stare sempre appresso al direttore generale dell'ASL, ai direttori locali, al direttore del Loreto Mare, che oggi chiamano Loreto Nuovo. Si può gestire la sanità in questo modo qua? Che cosa bisognerebbe fare per riuscire a creare una tale attenzione che anche dal governo il ministro della sanità si muove e dica no, Capri è un territorio particolare, un'isola, abbiamo il mare intorno, creiamogli le condizioni che almeno sia certa l'assistenza sanitaria, specialmente nei momenti di emergenza. Ma a me personalmente non interessa quello che dice il direttore dell'ospedale a proposito di tecnicismi, diciamo, di natura sanitaria, sul fatto chi deve decidere o meno se una persona deve andare a Napoli. A me mi interessa che la persona vada a Napoli. Qua, diciamo, dobbiamo chiarire che la risposta che deve essere data agli isolani non è quella di aumentare la confusione sulle competenze e le procedure che si vanno a fare in caso di trasferimento. Qual è il problema di fondo? Che c'è un diritto riconosciuto da parte della Costituzione al diritto alla salute di tutti i cittadini italiani. Facciamo parte di questa benedetta Italia, facciamo parte della Regione Campania. Allora noi dobbiamo avere gli stessi diritti che hanno tutti quanti. Non è solamente perché ci sta il mare in mezzo, diciamo, noi dobbiamo mettere a rischio la vita delle persone come si sta mettendo a rischio continuamente, perché gli episodi potrebbero essere tanti, diciamo, diciamo, è molto, diciamo, grave. Il problema è di fondo, il problema è che è un problema politico, cioè qua si deve trasferire il ragionamento in sede di presidenza giunta regionale, si dice caro presidente De Luca, ma che vogliamo fare a Capri?
Caro, non è solamente questo posto che in realtà porta 3-4 milioni di turisti e porta all'economia complessiva, diciamo, della regione Campania un dato reale in termini economici. Che dobbiamo fare? Noi dobbiamo pure vivere su questo territorio. Noi abbiamo una situazione che sta diventando, diciamo, è difficile viverci. Noi per sì, amo sempre dire una battuta, che per 6-7 mesi noi camminiamo come la TAV Napoli-Roma e per gli altri 6 mesi camminiamo come un tram. Ma la cosa grave è che mentre d'estate ci sono collegamenti continuamente, siamo pieni di collegamenti da tutte le parti e non sappiamo, a volte anche il porto diventa peggio di Hong Kong. Abbiamo, diciamo, la possibilità, le condizioni sono sempre molto più stabili, quindi siamo più fortunati. Arrivati durante il periodo invernale, noi cadiamo in una situazione veramente da terzo mondo, cioè nel senso che abbiamo i nostri servizi, i nostri diritti che non sono assolutamente tutelati, riduzione delle corse per Napoli Capri e Napoli Sorrento. Non ci si rende conto che il mare agitato bisogna mettere mezzi, diciamo, adeguati. Non c'è un problema dell'ANAC, che bisognerebbe, l'ANAC è l'ente che in realtà autorizza i campi di volo per atterrare, non si capisce, con tutti gli sforzi che sono stati fatti, per quale motivo non si possono anche avere gli atterraggi notturni, insomma, in queste zone. Cioè, io dico che quest'isola non merita un'emergenza continua, merita le cose che ci spettano. Allora bisogna, diciamo, che in sede regionale, in sede, diciamo, di giunta regionale, in sede di presidente della regione che fanno i piani sanitari regionali, vengano date indicazioni precise che le isole, e mi riferisco specialmente alle isole più piccole, perché già Ischia è un discorso diverso perché c'ha diversi approdi per le navi, è più grande, esposta anche in modo diverso rispetto. Ha un ospedale importante come il Rizzoli, ha un ragionamento completamente diverso, ma un'isola che sta 18 miglia di mare aperto, in condizioni meteo climatiche difficilissime, deve avere un presidio sanitario che funzioni. Non è che possiamo sempre legare tutta l'emergenza dell'elicottero che va via. Poi dovremmo fare un ragionamento sull'elicottero, diciamo, perché poi succedono queste cose. E questo è un discorso. E facciamo questo ragionamento. È un discorso che bisognerebbe andare a fare anche, diciamo, nelle sedi competenti, perché si dice che c'è un appalto prorogato da chissà quanti anni, che, diciamo, bisogna affrontare per vedere se, diciamo, i mezzi sono effettivamente adeguati, diciamo, agli interventi che vengono a fare. C'è un mezzo di riserva obbligatorio, un mezzo di riserva probabilmente, non so se in questo caso cede per poter camminare, cioè voglio dire, ma non possiamo stare nell'emergenza continua su queste problematiche. Cioè non è che noi dobbiamo vivere in questo paese col patema d'animo che se succede qualcosa di grave a noi stessi, a noi, a nostri parenti, ai nostri figli, cioè dobbiamo affidarci alla fortuna. Queste sono le domande. Noi dobbiamo avere quello che ci spetta, che quest'isola si spetta, un presidio sanitario che assicuri una serie di servizi essenziali, che riesca a tamponare. Certo, non possiamo pretendere il Cardarelli, non possiamo pretendere l'ospedale del mare, su questo siamo perfettamente, diciamo, d'accordo, ma un ospedale che assicuri, diciamo, l'impatto immediato e che mette in condizione di in qualche modo di sopravvivere, lo dobbiamo tenere, io non faccio il tecnico della materia e neanche mi metterei a vedere che cosa serve e che non serve, questo ognuno deve fare il suo mestiere. Se c'è un assessore della sanità della Regione Campania, se c'è un presidente della giunta regionale che è anche commissario della sanità in Campania, la sua responsabilità è sua, dice, di queste cose, non è nostra. Noi dobbiamo solo pretendere che la nostra classe politica locale metta l'ospedale come primo argomento nella propria agenda, cosa che non mi sembra che, insomma, sia... De Luca ci ha fatto sognare in campagna elettorale e poi appena insediatosi, sembrava chissà Capri che cosa avrebbe avuto sotto l'assistenza sanitaria, ma poi in effetti... Ma io, è, diciamo, un disastro di giorno per giorno. Ma io, diciamo, sento la TV, vedo che cosa succede in Regione Campania sulla sanità, sento, diciamo, i commenti sulle situazioni, ma purtroppo, diciamo, non è che noi possiamo aspettare che a Napoli si risolvano i problemi per fare in modo che poi qualche ragazzo, diciamo, muoia o qualche persona muoia. Noi dobbiamo avere risposte. La classe politica non deve dare risposte, dobbiamo pretendere le risposte, perché questi sono tantissimo. Diciamo, all'economia della Regione Campania, da tantissimo all'economia dell'Italia, da tantissimo dell'immagine complessiva dei posti turistici importanti, ma non è che stiamo solamente, ci riempiamo la bocca e poi sui fatti non ci sono. Così un discorso riguarda i collegamenti marittimi, che è un disastro, così riguarda, diciamo, il problema della casa per i residenti, che è un altro disastro. Questo è chi ce le dà? Sempre la Regione. Noi dobbiamo pretendere che abbiamo delle risposte serie e definitive su questo argomento.
Va bene, vediamo cosa accade domani in regione, poi certamente ne riparliamo e riaffrontiamo l'argomento. Speriamo solo che domani finalmente arrivino delle risposte, anche perché speriamo almeno sul tema degli elicotteri, almeno su questo tema il qua. Il problema è che le risposte possono pure arrivare. Il problema è di vedere se poi le risposte sono piene di contenuti dopo. Questo è il punto. Noi qua a chiacchiere non ce ne dobbiamo prendere. Io sarei attenti comunque poi a verificare se queste risposte verranno date domani, se ci saranno, e se comunque ci verrà comunicato in realtà cosa si discuterà domani, come si affronteranno i problemi e quali saranno le soluzioni. Una cosa, quel problema non è solamente la questione dell'elicottero. Certo, non è il problema generale. È un problema, diciamo, complessivo. Cioè, questo posto turistico, questo Capri, merita due cose. Uno, che i capristi che risiedono qui vengano tutelati sulla salute come su altre cose. E l'altra cosa è che i turisti vengono qua, che rappresentiamo una media città, vengono poi tutelati quando vengono. A me mi risulta addirittura che un importante, diciamo, paese ex europeo ha chiesto di sapere, mi sembra forse prima dell'estate, di sapere se non sbaglio il Belgio ex europeo, ha chiesto di sapere se l'ospedale funziona, perché, diciamo, il proprio flusso turistico deve avere garanzia anche da questo punto di vista. Ma stiamo scherzando? Queste sono le problematiche. Noi dobbiamo avere certezze, dobbiamo vivere in questo paese, dobbiamo viverci bene. E questo è un diritto che ci è stato dato dalla Costituzione e ci è stato dato, diciamo, e ce lo meritiamo. Perché noi in questo paese viviamo, produciamo, facciamo in modo, diciamo, che non è che le persone devono incominciare a pensare che, diciamo, che per sopravvivere o si tiene i soldi e si va fuori, o se non si tiene i soldi sull'isola sei morto. Questo è il problema. La cosa più incredibile di questa giornata è questa qua, che l'operatore che ci sta riprendendo con le telecamere non è di Capri e non è neanche di Napoli. Per cui stamattina, quando siamo andati in ospedale per fare un po' di immagini di repertorio, no? Per riprendere un po' le cose, è rimasto alibito davanti dicendo: ma voi a Capri avete una cosa del genere? Io penso che, diciamo, che veramente le amministrazioni locali, i sindaci, i comitati che si sono formati, il comitato che si è formato e la popolazione, diciamo, abbiamo l'ennesima occasione di dimostrare la forza di questo paese di pretendere le cose definitive e non le chiacchiere. Io penso che tutti quanti insieme, però sia chiaro che le responsabilità, perdonami, sono della politica. Certamente. Cioè, voi dici che avete responsabilità grandissime. Ovviamente tu stai in un ruolo diverso da chi sta dalla stanza dei bottoni. Io penso che questo argomento, in un agente di un'amministrazione normale, dovrebbe essere un argomento, diciamo, fatto, discusso sempre in primis. Cioè, dovrebbe esserci un monitoraggio costante e continuo da parte dell'amministrazione comunale su questo argomento. Non che, diciamo, succede l'episodio e corriamo. E poi, secondo me, bisognerebbe che su questo argomento tutto ciò che fa l'amministrazione fosse riportato alla gente, perché la gente deve sapere che cosa sottiene e che cosa non sottiene, perché altrimenti, diciamo, succede sempre la solita storia: parliamo di questo argomento, parliamo di questa cosa, perché ci addormentiamo, ne parliamo poi dopo, succede al prossimo episodio. Allora io penso che una delle cose che bisognerebbe fare è la costante informazione, costante, avendole idee chiare da parte anche dell'amministrazione di fronte, rispetto ai cittadini, su quello che si fa. Questo bisogna fare, in modo che la gente sta allertata sempre. Bene, vediamo che cosa succede domani e poi ne riparleremo. Grazie. Abbiamo con noi l'avvocato Concetta Spatola, presidente del Comitato Civico Salviamo il Capilupi, articolo 32. Chiediamo innanzitutto all'avvocato Spatola che cosa è successo con questi due mancati atterraggi in elicottero a seguito di una chiamata in emergenza. Allora, buongiorno, buongiorno innanzitutto, grazie. Un attimo del primo. Sì, ma prima di questo io vorrei dire una cosa: non sono l'avvocato Concetta Spatola, ma sono Concetta Spatola, perché io in questa sede mi sento un cittadino, non mi sento un avvocato né un professionista, io sono un cittadino come tutti gli altri, quindi voglio essere chiamata Concetta. Per quanto riguarda gli ultimi episodi, sinceramente io reputo che sono degli episodi che erano assolutamente prevedibili.
Non sono gli unici perché ne abbiamo avuto decine e decine negli ultimi 3-4 anni di quelli che io ricordo e non sono degli episodi che destano più di tanto scalpore rispetto a tanti altri, perché le condizioni in cui versa l'ospedale Capilupi e le condizioni in cui l'hanno fatto versare, perché il Capilupi non era così e lo sappiamo tutti quanti, non poteva che produrre questi effetti. Erano naturali e fisiologici con il numero della popolazione che noi abbiamo sull'isola. Quindi bisognava sapere che prima o poi capitavano e non dobbiamo escludere che ne possano capitare altri anche ben più gravi, perché poi alla fine si sono risolti fortunatamente in maniera estremamente positiva e mi fa piacere per i malcapitati. Semplicemente perché una serie di condizioni, anche casuali, hanno fatto sì che non succedesse il peggio. Il primo mancato atterraggio. Il primo mancato atterraggio, quello della signora in procinto di travaglio. Ecco, io mi sento di dire una cosa, questo è stato classificato come un codice rosso, con emergenza di trasferimento. Io vorrei dire solamente una cosa, il codice rosso, una donna in travaglio, non è un codice rosso. Codice rosso lo diventa perché una serie di condizioni strutturali in cui versa l'ospedale, operative in termini di personale presente in ospedale quando la signora si presenta, fanno sì che quel caso che poteva essere gestito in maniera naturale, come è stato gestito sempre nell'ospedale di Capri, quando c'erano due ginecologi a turno, quando c'erano una serie di attrezzature, quando c'era un'emoteca più fornita, poteva essere gestito tranquillamente. L'episodio diventa grave e diventa ingestibile semplicemente perché l'ospedale oggi è un involucro vuoto, non funzionante, inefficiente, dove i livelli minimi di assistenza non vengono assolutamente né rispettati né garantiti. In effetti la signora non sarebbe stata trasferita se... Se ci fossero stati due ginecologi, se c'erano delle sacche di sangue in più, se c'era una sala operatoria a norma di legge, se c'erano delle incubatrici Incubatrici ci portatili sono. che funzionano, le incubatrici ce ne sono due. Per la verità ce n'è una che hanno sempre detto che era vetusta e non funzionante, motivo per cui i Caprisi hanno deciso di donarne un'altra. La nuova che è stata donata dai Caprisi doveva essere fornita di ossigeno da parte dell'ASL e questo in 3 anni non è mai avvenuto. Quindi anche l'incubatrice nuova che è stato frutto dei sacrifici che i cittadini caprisi hanno fatto per acquistarla, alla fine non è servita a nulla. E quindi ovviamente io Gravissima mi questa rendo cosa. conto che un unico ginecologo in turno con una sala operatoria che è praticamente pericolosa perché non è a norma di legge e con queste attrezzature è ovvio che Ma a Capilupi tenta. c'è il personale per la sala operatoria. La sala operatoria Domani mattina si attualmente, verifica un incidente la stradale, sala c'è bisogno di operatoria. intervenire, non si può trasferire il paziente. Formalmente ci è sempre stato detto dalla direzione generale che la sala operatoria è funzionante. La sala operatoria ha subito un'ispezione dei NAS diversi mesi fa, dove addirittura non c'era neanche il nastro della stampante per i macchinari. La sala operatoria formalmente è aperta e dovrebbe funzionare con non si sa quale personale, perché attualmente all'ospedale Capilupi personale dedicato alla sala operatoria non ce n'è. C'era un attrezzista, se si chiama così, non lo so, non vorrei sbagliarmi, ma non sono un medico, fino ad un anno fa credo che faceva un turno mattiniero ed era responsabile, diciamo, della sala operatoria e di verificare che tutto fosse a posto. Oggi c'è un responsabile della sala operatoria che si No, occupa, ci sono i no, ferri no, sterilizzati, no. pronti Dicono che all'emergenza. viene pulita, dicono che viene aperta, dicono che è funzionante, ma per la verità, sta sala operatoria non ha mai funzionato, non ha personale dedicato e ripeto, le ultime notizie che io ho della sala operatoria è che quando sono entrati in AS hanno trovato l'ira di Dio. Abbiamo anche documentato noi L'abbiamo come anche giornale. l'abbiamo visto. E riguardo al secondo episodio,
Mancato atterraggio dell'elicottero, la tombolanza arriva da Recuta. Il secondo episodio ti fa pensare seriamente ad una cosa, visto che si è già verificato l'anno scorso, che ecco, sempre formalmente è stata data giustificazione che in entrambi gli episodi il 118 non è arrivato perché non era funzionante, c'era stato un guasto. Prima cosa mi chiedo com'è possibile che due guasti si verificano a distanza di 5 giorni. Questo elicottero fu riparato e si è rotto di nuovo o non è mai stato toccato ed è rimasto guasto per tutti questi 5 giorni? Una seconda riflessione mi viene che già l'anno scorso vennero create delle problematiche perché praticamente sembrava che l'eliporto di Damecuta non era agibile per gli atterraggi notturni. No, però è diventato agibile quest'estate perché dovevano arrivare gli elicotteri privati che portavano i VIP. Però ecco, a ridosso proprio di novembre, appena non arrivano più i VIP con gli elicotteri privati, a distanza di 5 giorni due elicotteri, due emergenze, non arriva l'elicottero a Capri. Un'altra cosa che io trovo indecente e indecorosa, che in tutti e due gli episodi l'ambulanza è partita dall'ospedale di Capri per la volta di Damecuta accompagnando il paziente. Solo quando è arrivato a Damecuta, quindi anche con un grandissimo disagio per il paziente, per lo stress, per i medici, per l'organizzazione proprio dell'intero pronto soccorso, si è arrivati con l'ambulanza fino a Damecuta per avere conoscenza del fatto che l'elicottero non era proprio partito da Napoli solo nel momento in cui si arrivava lì alla Grotta Azzurra. Mi chiedo, non potevano preavvertire prima? Non potevano eventualmente far attivare prima le manovre per spostare il paziente con altri mezzi? O aspettare prima il ritorno dell'ambulanza di nuovo in ospedale per poi riattivarsi di nuovo? Ma qual è il meccanismo? Cioè, il momento in cui il medico del Capiluchi ha ricevuto il paziente attraverso il 118, decide di farlo trasferire perché ha necessità di, essendo in codice rosso o essendo diventato in codice rosso, di farlo trasferire. Cosa succede? Dovrebbe telefonare, dovrebbe comunicare con il CORE, da premettere però che, ripeto, io conosco queste procedure perché leggo di qua e di là, ma non sono un tecnico, non lavoro nel settore, quindi precisamente non lo posso dire. Però dovrebbe chiedere l'autorizzazione alla centrale operativa di procedere al trasferimento e quindi la centrale operativa dovrebbe insomma far arrivare l'elicottero, l'idroambulanza o che sia per il trasferimento. Però noi dobbiamo anche poi chiudere il cerchio di tutto questo discorso aggiungendo un'altra cosa. E se le condizioni meteorologiche non consentivano il trasporto? Come diceva, perché noi oggi ci stiamo occupando del perché, noi, ecco il motivo per cui dicevo prima, una serie di fattori contingenti hanno fatto sì che tutto è finito a buon fine. Mare calmo. Perché se il mare era agitato, se le condizioni meteorologiche non lo consentivano, volendo o dolendo, ecco, la parte oriente doveva subire un intervento a Capri, in quelle condizioni, con un unico ginecologo. Innanzitutto io vedo gravissimo anche il rapporto che c'è tra la direzione generale e i propri dipendenti, perché è uno scaricabarile tale dove alla fine il singolo dipendente, nel momento in cui succede il fatto, si trova in una condizione in cui si deve assumere delle responsabilità gravi e serie che non gli competono, perché comunque se la paziente non poteva essere trasferita in nessun modo ed era in pieno travaglio, il ginecologo, pur non avendo le condizioni minime essenziali, doveva necessariamente portarla in sala operatoria. E cosa succedeva se l'intervento andava male? Di chi era la responsabilità? Del direttore forlenza che stava dormendo a sonno pieno o del ginecologo invece che si era trovato con quel bidone in ospedale? Beh, non è una risposta a questo quesito molto facile, chiaramente le responsabilità sarebbero ricadute sul medico. Sicuramente, però sicuramente un medico può essere il miglior medico che esiste, ma deve essere posto in condizione di poter operare in sicurezza ed in tranquillità, proprio per dare il meglio della sua professione. Domani c'è questa riunione all'ASL.
parteciperanno anche i sindaci, i delegati del comitato. Mi meraviglio che non è stato convocato il comitato. Come mai il comitato non è stato convocato? Ma probabilmente... Eppure credo la direzione fu molto disponibile al comitato inizialmente. La direzione è stata molto disponibile con il comitato, per carità, abbiamo avuto un primo incontro, il problema è che il comitato non si accontenta degli incontri, perché se un incontro non ha un seguito, francamente... Da quell'incontro che venne fatto anche un bel comunicato stampa dall'ASL. Che è rimasto lettera vuota. Perché praticamente una serie di impegni assunti non hanno anche... Poi francamente io non voglio neanche badare ai comunicati, perché penso che a 46 anni preferisco non ascoltarle delle cose che sentirle con il solo intento di farmi prendere in giro. Perché francamente che in un comitato mi si scrive che la direzione generale ha intenzione di far fare la Desargeri a Capri, francamente mi fa ridere, perché se non sono in grado di far funzionare in sicurezza la sala operatoria per l'emergenza, figuriamoci come potrebbero mai impiantare un sistema di Desargeri con degli interventi di routine. Francamente, ecco, poteva essere un segnale, l'idea di voler creare la Desargeri a Capri poteva essere un segnale l'indomani mattina mandare del personale in sala operatoria, che mettesse in sesto la sala operatoria, far arrivare delle attrezzature, iniziare ad inoltrare una pratica per creare un'emoteca valida, perché noi gestiamo l'ospedale di Capri con sole due sacche di sangue a turno. Il direttivo del comitato domani parte e arriverà in direzione generale davanti ai cancelli, e abbiamo anche, visto che la cittadinanza di Capri continua a dire bisogna fare lo show, però bisogna fare questo, bisogna fare quello. Noi abbiamo detto apertamente che il direttivo del comitato e il comitato stesso non è chiuso, ha una porta di entrata sempre aperta. Chiunque vuole collaborare, aiutare, dare supporto, noi siamo ben felici di accoglierlo. Quindi noi partiamo come siamo partiti tantissime volte, perché io e il comitato e il direttivo del comitato siamo almeno andati una quindicina di volte in direzione generale negli ultimi 2 anni. Come siamo andati altre volte, andremo anche domani. E chi vuole venire, siamo ben lieti di avere compagnia. Pensate che verranno un po' di capresi, Anna Capresi? Speriamo, io confido sempre, ma poi francamente, caratterialmente, io sono una persona che non bada a quello che fanno gli altri, io faccio quello che mi sento di fare e domani mi sento di andare, prima di tutto perché credo che è importante far capire che non sono solo le istituzioni, è vero, le istituzioni rappresentano la cittadinanza e i nostri sindaci domani mattina saranno presenti e lo faranno, come l'hanno sempre fatto, penso. Però io credo che la direzione generale deve sapere che noi i nostri sindaci li accompagniamo, li supportiamo e li aiutiamo. E se necessario, noi cittadini dobbiamo fare tutto quello che il ruolo istituzionale non consente di fare ai politici. Perché ecco, un comitato dei cittadini possono sfruttare delle forme di manifestazione, delle forme di contestazione che ovviamente un sindaco, un consigliere comunale, una persona che comunque è legata ad un ruolo istituzionale non può ovviamente a cui non può partecipare. Il comitato cosa si aspetta che esca da questa riunione di domani? Francamente, niente. Non mi aspetto niente, perché la direzione ASL ha accettato e ha proposto questo incontro perché ha capito che la situazione è grave, perché è stato fortemente sollecitato, ma la direzione generale non deve fare incontri, la direzione generale deve lavorare. Gli incontri non servono a niente, loro diranno che si impegneranno, diranno che stanno facendo qua, diranno che stanno facendo là, appena abbassano le luci dei riflettori immediatamente continua l'inerzia. Sono 20 anni
che l'ospedale ha iniziato ad avere un declino. Sono 20 anni che non viene biancheggiato, sono 20 anni che non viene cambiata, viene sostituito un macchinario, sono 20 anni che i dipendenti vanno in pensione, non vengono sostituiti da nuovi. C'è un problema che di cui ci troveremo tra pochi mesi, Assolutamente. con una serie di caselle vuote. L'ospedale di Capri ha avuto un declino tale. E in questo arco di tempo ci sono state diverse amministrazioni comunali, diverse amministrazioni regionali, decine e decine di direttori sanitari, decine di direttori generali, comunque un declino, che non si è mai fermato, al punto in cui oggi abbiamo nell'ospedale un terzo dei dipendenti di 10 anni fa. Abbiamo un ospedale che da 20 anni non subisce neanche un'ordinaria manutenzione. Non vengono sostituiti i macchinari, non vengono resi agibili i locali. E in tutto questo abbiamo poi un filone normativo che ha aumentato sempre di più i requisiti minimi essenziali per rendere agibili e operativi. Qui siamo senza scampo. No, non siamo senza scampo, il discorso è questo. Lavorare oggi sull'ospedale Capilupi significa formare un tavolo di lavoro che è fatto di direttori, ingegneri, sindacati. Bisogna racimolare tutte le figure operative, fare un tavolo di lavoro dove l'ospedale Capilupi dovrebbe diventare oggetto di una riqualificazione generale, partendo da quella strutturale degli stabili, finendo all'organico del personale, una checklist di tutte le attrezzature esistenti all'interno dell'ospedale e la sostituzione di tutte quelle vetuste. Come non credo sarebbe un investimento impensabile, perché Ma parliamo di assolutamente sanità no, su un'isola. perché comunque la persona che non viene operata di ernia a Capri viene operata di ernia a Napoli, quindi comunque una sala operatoria va pagata per farlo operare. E oggi ecco, vogliono riaprire la radiologia, ma con una macchina per fare le radio che tiene 30 anni, che poi magari porti a Napoli dall'ortopedico a far vedere la tua colonna vertebrale e ti dice che la radiografia te la devi andare a fare da muto o da qualche altra azienda, perché praticamente tieni 3 ernie e sulla tua radiografia fatta all'ospedale non si vedono. Questo fino a che la riunione viene fatta per chiacchierare. Francamente, io l'unica cosa di cui mi convinco è che non c'è volontà di trarre il meglio. Perché, ripeto, il Capilupi non può essere sistemato in 24 ore. Il Capilupi può essere sistemato solo con un'attività riorganizzativa a 360 gradi. La domanda che pongo io da cittadino, De Luca ha conoscenza che esistono questi problemi? Lui ha preso gli impegni. Noi abbiamo cercato sempre di contattarlo, ma non ci siamo mai riusciti. Abbiamo parlato anche spesso con referenti che appartengono al suo team di lavoro, che hanno fatto da interlocutori. In questi anni abbiamo fatto anche 2 commissioni sanità, dove ci sono i referenti, e presumo che poi parli. Dell'otopo. Sì, Lello Topo, e poi vabbè, quella addirittura ne abbiamo fatto una commissione che era sia commissione sanità sia commissione trasparenza, quindi c'erano i rappresentanti sia della maggioranza, Qui c'erano tutti i presupposti per. però non sappiamo perché francamente non abbiamo mai avuto un segnale. De Luca credo che è stato anche a Capri per qualche evento, qualche meeting. Non siamo stati contattati, però ricordo benissimo che lui il mio numero di cellulare lo riuscì ad ottenere quando in campagna elettorale dovette arrivare, venne a Capri a parlare al centro congressi di trasporti e sanità. In quell'occasione lui il mio cellulare lo riuscì ad utilizzare. Poi non ho avuto più contatti, sinceramente. Per assurdo che. La gente continua a dire che bisogna scioperare, bisogna bloccare, bisogna fare. Io personalmente l'ho ragionata sempre in questi termini. Noi abbiamo una scaletta di contestazione, dalla più blanda alla più forte. La cartuccia
della manifestazione forte dell'occupazione dell'ospedale, del blocco del porto. Io ho sempre cercato di conservarle perché penso anche che da un lato sono manifestazioni forti, da un altro lato sono anche l'ultima spiaggia, perché Certo. se tu poi fai un blocco del porto, fai un'occupazione dell'ospedale, uno sciopero della fame e neanche niente raggiungi, tu dopo cosa fai? Quindi in un certo senso io ho cercato sempre nella contestazione di usare una scaletta di contestazioni partendo dalla più blanda per poi arrivare alla più incisiva. Sicuramente oggi siamo a un punto di non ritorno perché la situazione, ecco, diventa sempre più grave. Noi un anno fa parlavamo di un ospedale dove no, che non funzionava ma che garantiva il pronto soccorso. Oggi a quanto pare noi non abbiamo neanche più un pronto soccorso. Però abbiamo dei cittadini che si aspettano qualcosa. Per cui diciamo domani non mi devo aspettare come cittadino, chissà No, che cosa no, succederà. non me lo È aspetto molto neanche avvilente io. questo. Sì, è molto avvilente, sì. Beh, speriamo domani di smentire Concetta Spadola e penso che anche lei ne avrebbe piacere di essere Ma smentita. magari io Mi voglio avere sembra. torto sfegatatamente. Magari. Certo. E chiudiamo il servizio proprio aspettandoci domani a quello che accadrà. Grazie. Grazie.